Contrariamente a quello che ripetono le ideologie dominanti, dal 1989 in poi non si è esclusa un'epoca di libertà universale, a meno che per libertà universale non si intenda la società di mercato e per democrazia non si intenda il dominio di una società ormai totalmente piegata sulla forma merce e sull'economia finanziaria. Il 1989 in verità corrisponde alla più grande tragedia geopolitica del secondo Novecento ed è una tragedia geopolitica essenzialmente per il fatto che è venuto meno nel 1989 il Weltdualismus, cioè il dualismo planetario che tramite i due blocchi contrapposti teneva diviso il mondo secondo due visioni e due prospettive differenti. Potremmo dire che il mondo era diviso secondo la logica del cuius regio e ius economia. Ora, venuta meno l'Unione Sovietica, pur con le sue contraddizioni, non ha dominato la pace universale né tantomeno la libertà. Si è invece imposta l'economia di mercato a guida statunitense, con annesso bombardamento sempre umanitario in nome dell'esportazione della democrazia e dei diritti umani di ogni Stato che dissenta rispetto a questo modello, che non si pieghi a questa logica. Potremmo dire che nella sua essenza l'89 ha schiuso un potenziale di ingiustizia, di sofferenza, di miseria, di torti e di soprusi che in epoche passate sarebbe bastato a far sviluppare 20 rivoluzioni russe e 15 rivoluzioni francesi. Invece oggi si vive il rapporto di forza classista dell'economia finanziaria capitalistica come se fosse un destino fatale intrascendibile, proprio perché è venuta meno la pensabilità di futuri alternativi, nella misura in cui il capitalismo a guida statunitense domina come unica realtà esistente, viene meno il senso della possibilità di essere altrimenti. L'Unione Sovietica, con la sua presenza, rendeva pensabile in fondo l'alterità, cioè la possibilità di essere diversamente e rispetto agli Stati Uniti e rispetto all'Unione Sovietica stessa. Per questo potremmo ben dire, a giusto titolo, che peggio del mondo diviso nei due blocchi poteva esserci solo ciò che è venuto dopo, il mondo monopolare a guida, della civiltà del dollaro. Un mondo che delegittima ogni possibilità e ogni pensabilità di vivere altrimenti rispetto all'economia capitalistica, subito liquidandolo come totalitario, fascista, stalinista e quant'altro, e che impone questo modello come se fosse l'unico legittimo. L'Unione Sovietica, di cui qui non mi interessa fare l'elogio, nondimeno aveva degli aspetti positivi, non soltanto perché sconfisse i nazifascismi, ma anche perché si oppose all'imperialismo e al colonialismo, sostenendo i popoli oppressi, ma poi anche perché, soprattutto noi in Occidente, beneficiavamo del modello sovietico. I diritti sociali erano una risposta obbligata che l'Occidente doveva dare al sistema sovietico. Prova ne è che è venuto meno il sistema sovietico. Berlino 1989, stanno venendo meno anche tutti i diritti sociali fondamentali. Si arriva quasi anche a mettere in discussione oggi il diritto di sciopero, come sappiamo, l'articolo 18 è già sparito. Ora, questo significa, nella sua logica essenziale, che contro le retoriche dominanti, ripeto, dobbiamo capire che il 1989 è stata una tragedia e non una vittoria, è stata una sconfitta e non un successo. Una sconfitta anzitutto per, diciamo così, per le classi più deboli, evidentemente, perché se ci pensiamo rispetto all'80, a prima dell'89, il potenziale di miseria è aumentato spaventosamente. I poveri sono diventati sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi, se vogliamo dirlo in maniera molto semplice, ma non di meno efficace. E al tempo stesso è venuto meno, ed è un tema che mi sta molto a cuore, anche questo, è venuto meno, l'equilibrio fra le potenze. Finché c'era l'Unione Sovietica, si creava un rapporto tensionale fra i due blocchi che evitava lo scaturire di conflitti, guerra fredda proprio perché erano bloccati i conflitti, pur con i loro punti caldi come la Corea o il Vietnam. Ora invece nel mondo post-89 non solo il mercato capitalistico satura il pianeta, ciò che chiamiamo globalizzazione, ma anche i conflitti tornano a esplodere in forma virulenta. Iraq, Kosovo, Afghanistan, Iraq di nuovo, Libia e presto anche potremmo dire quello che sta accadendo in Siria, la prova di un nuovo conflitto in atto, proprio perché appunto dove resta un unico modello non c'è più la contrapposizione di forze e quindi l'equilibrio, ma c'è l'invasione planetaria di un unico modello. Per questo occorre riposizionare contro le retoriche rassicuranti e aderenti ai rapporti di forza, occorre riposizionare il nostro modo di pensare e tornare a
rovesciare gli schemi collaudati con cui il potere mira a legittimare se stesso. E il 1989, intenderlo correttamente è fondamentale proprio in questo, anche in questa luce.